nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa maxi maglia che ho deciso di chiamare Dolomiti. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il nuovissimo filato della Mistrico che si chiama Mirage e che è bellissimo. Guardate che splendide sfumature. Lo vedete lavorato, questo è il colore 01, ma ce ne sono anche altri colori. Ve ne voglio mostrare altri due che trovo fantastici, come questo qui che io ho definito color vulcano, bellissimo, o anche questo che invece ha i classici colori dell'oceano. Sono fantastici, ma oltre a questi ce ne sono veramente tanti altri che trovate disponibili sul mio sito www.filatielsa.com. Per quanto riguarda il gomitolo, è da 50 grammi, misura 125 metri ed è 100% microfibra. Sembra di lavorare la seta, è veramente setoso, morbido, è un filato fantastico, io l'ho adorato e lavorarlo si lavora veramente in maniera facilissima. Allora, parliamo invece della maglia. Per realizzare la maglia, quindi io ho utilizzato questo fantastico filato. Ne ho utilizzati circa 350 grammi, lavorando sempre solo con l'uncinetto del 4,5. È una maglia top down e come potete vedere è abbastanza lunga da poter essere messa sopra i fuson. Però per una taglia M io vi consiglio di prendere almeno 450 grammi, mentre per una taglia L circa 550 grammi. Se però la volete fare più lunga e quindi trasformarla in un vestitino, allora andate a aumentare di almeno 50-100 grammi, a prescindere da qualsiasi taglia voi siate. La particolarità di questa maglia, a parte che è top down, ma è veramente semplice perché sono due giri che vanno sempre ripetuti. Vedete, uno giri di ventagli normali, uno di gruppi di tre maglie alte. E le maniche, allora in realtà voi vedete che qui ho inserito il pollice, ma non ho fatto alcun tipo di aumento, solo che nella andare a fare i nostri angoli qui nelle maglie, io poi ho ripreso la lavorazione anche sotto e qui lateralmente, in modo tale da poter andare ad allargare la maglia, ma soprattutto qui da poter inserire poi il mio pollice, facendo quindi le maniche più lunghe. Quindi solitamente se io faccio una manica intorno ai 60-61 cm, questa volta l'ho fatta a meno di 63 cm, proprio per poter arrivare ad avere la possibilità di mettere il pollice qui dove abbiamo gli angoli. Oppure, se non vi piace questo genere di maglia, perché di manica, perché può darvi fastidio, la potete fare lunga e girarvela in questa maniera in modo tale da avere questo bordino, chiamiamo una sorta di bordino alle maniche, che è molto molto simpatico e carino. Per quanto riguarda gli aumenti, allora io poi, a parte l'aumento dello scalfo, sono andata a fare gli aumenti solo qui quando sono arrivata all'altezza fianchi. Ho fatto quindi un aumento intorno al 13° motivo e un altro aumento intorno al 16° motivo. Naturalmente i motivi che si vanno a fare qui dai lati, visto che comunque abbiamo lasciato l'angolo come l'abbiamo qui, ci permette appunto di fare tutti i tipi di aumenti che vogliamo. Quindi se volete farlo versione vestito, potete fare veramente qualsiasi aumento quando volete, quindi anche un aumento ogni ogni motivo, come abbiamo fatto qui per gli scalfi. Gestitevi voi in modo da avere la maglia ancora più larga, soprattutto se volete fare un vestito. Oppure potete realizzarla stile impero, quindi da qui, da sotto al seno, andate a fare subito gli aumenti in modo tale da poi mettere un fiocchettino, quindi un nastro per fare qui un fiocco e qui avere lo stile impero che va molto più largo. Potete gestire questa maglia come più vi piace. Detto ciò, spero che anche questo semplice modello vi piaccia, che desiate realizzarlo, e se così poi mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetta Donezza o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Svelozzare. E noi, come sempre, poi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati Linea Mirage, che è questo bellissimo gomitolo da 50 grammi, che è setosissimo, è bellissimo, che è 100% microfibra, ma sembra di avere davvero di lavorare la seta. Il colore che ho usato io è lo 01. Qua sono presenti altri due colori che trovate sul mio sito, ma ce ne sono veramente tanti altri, uno più bello dell'altro. Allora, lavoreremo con l'uncinetto numero 4. Io vi faccio già vedere la mia maglia terminata, perché il campioncino ve lo farò vedere su un altro colore, uno tutto a tinta unita, perché qui c'era anche il nero, avevo paura che non si vedesse bene quando ho iniziato a lavorarlo. Vi dico già che io ho montato 100 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si divide in quattro parti, una avanti, una dietro e due le maniche, e lavorerò con l'uncinetto al 4,5. Ora, per chi vuole uno scollo più largo, oltre alle mie 100 catenelle deve andare ad aggiungere un multiplo di 12 catenelle, in modo tale da avere un motivo in più per ogni
ogni lato, quindi uno dietro, uno avanti, uno alla manica e l'altro all'altra manica. Però io direi che se siete una taglia M potete fare questo stesso scollo, taglia L io direi anche, così avete il collo un po' più chiuso, però se lo volete largo come il mio, allora andate a mettere queste 12 catenelle in più. Se decidete di utilizzare un filato ancora più sottile, quindi che si lavora con il 3-3,5, in quel caso taglia SM mettete 12 catenelle in più, mentre per una taglia L ne andate a mettere 24 catenelle in più. Ripeto, questo servirà per avere, se mettete 12 catenelle, un motivo in più per ogni lato, se ne mettete 24, due motivi in più per ogni lato. A questo punto quindi passiamo a far vedere come si realizza appunto questa maglia. Quindi ho montato le mie 100 catenelle, possiamo lavorerò con l'uncinetto del 4,5 e possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare una maglia alta. Questo è già il nostro primo ventaglio. Catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Quello che andremo a fare adesso lo facciamo per tutto il nostro lato avanti. Salto una catenella e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, salto 2 catenelle e rifaccio il ventaglio, quindi entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, salto 2 catenelle, di nuovo maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Devo andare a fare un totale di 8 ventagli, io in questo momento ne ho fatti 3, quindi ne devo fare 8. Mi raccomando, chi invece ha montato le catenelle in più, se ne ha montate 12 deve fare un motivo in più, quindi invece di 8 va a fare 9 ventagli. Per chi invece ha montato 24 catenelle deve andare a fare due motivi in più, quindi invece di 8 ne deve andare a fare 10. Io ne ho fatti in questo momento 6, 7 e 8. Ok, quindi salto una catenella dopo aver fatto i miei 8 ventagli, salto una catenella, entro una successiva e vado a fare la maglia alta, catenella di separazione e andiamo a fare il nostro secondo lato e secondo l'angolo. Quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare la mia maglia alta. E adesso vado a fare i nuovi ventagli, ma sono nella manica, quindi devo fare meno ventagli, ne andrò a fare soltanto 4. Quindi adesso salto solo una catenella e vado a fare il mio primo ventaglio, maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, salto 2 catenelle e vado a fare il mio secondo ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, salto 2 catenelle e vado a fare il mio terzo ventaglio, salto 2 catenelle e vado a fare il mio quarto e ultimo ventaglio, salto una catenella, entro la successiva e vado a fare la mia maglia alta. E adesso andiamo a fare il nostro terzo angolo, quindi catenella di separazione, salto 2 catenelle, vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare la mia maglia alta. Ora sono nella parte dietro, quindi devo tornare a fare 8 ventagli, quindi salto una catenella, entro una successiva e vado a fare il mio primo ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, si saltano 2 catenelle e si ricomincia da capo. Ripeto, io adesso andrò a fare di nuovo 8 maglie e 8 ventagli e poi vi faccio vedere come continuare. Ok, ho fatto i miei 8 ventagli, quindi salto una catenella e vado a fare una maglia alta. Quarto e ultimo angolo, catenella di separazione, salto 2 catenelle e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta.
catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare la mia maglia alta. Mi trovo dove ho la mia seconda manica, quindi dobbiamo andare a fare solo 4 dei nostri ventagli. Saltiamo una catenella, andiamo a fare il primo ventaglio, maglia alta, catenella, maglia alta, salto 2 catenelle, secondo ventaglio, salto 2 catenelle, terzo ventaglio, salto 2 catenelle, quarto e ultimo ventaglio. Salto una catenella, vado nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, quindi come potete vedere sono arrivata a chiudere il giro, mi restano soltanto 2 catenelle, quindi entro nella terza catenella che equivaleva al mio primo giro e vado a fare una maglia bassissima. Quindi questo è il primo giro, adesso vedremo come fa il secondo. Allora, quindi andiamo a fare il nostro secondo giro. Con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di 2 catenelle e andiamo a fare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e li andiamo a chiudere insieme. 2 catenelle, prendo il filo, rientro sempre nell'archetto e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, una e rientro 2, chiudo le 2 maglie alte insieme. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vado nell'archetto di una catenella del ventaglio e questo che faccio adesso lo faccio per tutta la lunghezza della mia parte avanti, quindi vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Ventaglio successivo, entro nell'archetto e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi continuo così fino a ritrovarmi dove ho di nuovo la maglia alta e vi farò vedere come continuare. Quindi sono arrivata dove ho la maglia alta, prendo il filo, vado sopra la maglia alta e faccio le mie 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, vado nel mio secondo angolo e andiamo a fare 2 maglie alte non chiuse, 1 e rientro 2 e le chiudiamo insieme. 2 catenelle di separazione, prendiamo il filo e di nuovo andiamo a fare 2 maglie alte non chiuse, 1, 2 e le chiudiamo insieme. Catenella di separazione, ci troviamo dove abbiamo la maglia alta e andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte in ogni archetto del ventaglio, quindi 1, 2, 3. Archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Scusate, mi si è fatto un piccolo nodino. Ok, ultimo ventaglio, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi sono arrivata dove ho la maglia alta e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione e di nuovo mi trovo dove ho il mio terzo angolo, quindi andiamo a fare 2 maglie alte non chiuse, 1, 2 e le chiudiamo insieme. 2 catenelle, rientriamo, altre 2 maglie alte non chiuse, 1, 2, catenella di separazione e di nuovo vado dove ho la maglia alta e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Mi trovo nel ventaglio e vado a fare 3 maglie alte. Quindi adesso di nuovo in ogni ventaglio della parte dietro andiamo a fare le nostre 3 maglie alte e poi vi farò vedere come continuare con la lavorazione. Sono arrivata alla maglia alta, di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte, 1, 2, 3.
catenella di separazione, vado a fare il mio ultimo angolo, quindi entro dentro l'archetto 2 catenelle, vado a fare 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella di separazione, di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte sopra la maglia alta e 3 maglie alte in ogni archetto di una catenella. Quindi archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte. Vado sopra l'ultima maglia alta e vado a fare le mie 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Catenella di separazione, vado a terminare il giro andando a fare una maglia bassissima sopra le 2 maglie alte iniziali. Bene, questi sono i 2 giri che dobbiamo andare sempre a ripetere. Adesso vi faccio rivedere come fare il primo, visto che comunque abbiamo una base diversa, e vi farò sapere poi come fare per non fare più gli aumenti. Comunque andiamo nell'archetto e andiamo a fare la nostra maglia bassa e realizziamo le 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e realizzo la mia maglia alta, prendo il filo e adesso vado sopra ogni seconda maglia alta del gruppo di 3 a fare il mio ventaglio, quindi entro dentro e faccio maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Di nuovo vado nel gruppo successivo, entro nella seconda maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Di nuovo gruppo successivo, maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Gruppo successivo, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Gruppo successivo, ancora maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Continuo così fino ad arrivare dove ho l'angolo e vi faccio vedere appunto come fare di nuovo l'aumento. Quindi mi trovo dove ho l'angolo, vedete, e vado a fare, prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare la mia maglia alta, catenella di separazione, entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare la mia maglia alta e di nuovo andiamo a fare il nostro ventaglio sopra la seconda maglia alta del gruppo di 3, quindi in maniera molto molto semplice, sempre nella seconda maglia alta andiamo a fare il nostro ventaglio, maglia alta, ventaglio. Maglia alta, ventaglio, seconda maglia alta, ventaglio. Vi faccio rivedere di nuovo come andare a fare il nostro angolo. Quindi vado dove ho l'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta, una catenella di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto e vado a fare una maglia alta. Bene, questo è per continuare a fare sempre l'aumento. Come non andare a fare più gli aumenti? È semplicissimo. Quando iniziamo il giro, il primo giro, e facciamo quindi il nostro ventaglio, non andiamo a fare più la maglia alta, ma facciamo la catenella e andiamo direttamente sopra la seconda maglia alta a fare il nostro ventaglio. Vedete, in questa maniera al giro successivo noi qui andremo a fare direttamente le 3 maglie alte, quindi non avremo più la maglia alta. E mi raccomando, la maglia alta non va fatta né prima né dopo, per farvi capire meglio. Quando non dobbiamo fare più gli aumenti, catenella di separazione, si va qui e si va a fare direttamente maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, catenelle,
maglia alta, la saltiamo e facciamo il nostro ventaglio. In questa maniera appunto non avremo più gli aumenti, come invece abbiamo visto qui. Qui noi abbiamo fatto gli aumenti. Quindi io, come vi ho detto all'inizio del video, ho ripetuto gli aumenti per 4 motivi, quindi ho ripetuto i 2 giri con gli aumenti per 4 volte e poi sono andata a fare altri 2 motivi senza più gli aumenti. Allora, io ho terminato di lavorare lo sprone della mia maglia. Allora, ho lavorato i 2 giri per un totale di 6 volte, però dopo la quarta volta non ho fatto più gli aumenti, quindi ripeto, ho ripetuto i 2 giri per 6 volte, ma dopo la quarta volta non ho fatto più gli aumenti. E come avevo detto all'inizio, per non fare più gli aumenti non vado a fare più la maglia alta singola, quando vado a fare il giro dei ventagli con una maglia alta separata da una catenella, ma vado a fare direttamente il ventaglio sopra le 3 maglie alte subito prima e dopo il mio angolo. A questo punto quindi ho un totale, possiamo dire, di 12 giri e posso mettere i miei marcatori. Per mettere i marcatori io li ho messi qui dove ho appunto i miei angoli, dove ho le 2 maglie alte. Ora ho preso, invece di spezzare il filo, vedete, io qui ho messo il marcatore che mi blocca il filo perché non voglio spezzarlo per poter poi andare a lavorare la manica, però inizierò a lavorare con un altro filo, con un altro gomitolo, il corpo della mia maglia. E io direi di iniziare proprio da uno dei marcatori, non qui perché così sarà più facile guardarlo bene, ma da questa parte. Quindi per andare a lavorare direttamente il mio angolo, e vado, mi prendo il filo con l'uncinetto entrando nel ventaglio sul davanti dove ho il marcatore, e vado anche in quello dietro e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, 2 catenelle di separazione e di nuovo rientro sia avanti che dietro e vado a fare la mia maglia alta. Qui vedrete che quindi sarà incrociata la lavorazione, ma lo sarà soltanto in questo giro che andiamo a fare il nostro passaggio avanti e indietro. Poi lavoreremo normalmente, quindi il nostro angolo, che qui diventerà una striscia, sarà uguale a come è stata fatta qui, solo il primo ha queste maglie intrecciate. E quindi vado a lavorare normalmente il mio giro, quindi vado dove ho le 3 maglie alte, entro nella seconda e vado a fare la mia maglia alta, catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta. Quindi vado a lavorare normalmente il mio primo giro fino ad arrivare al secondo marcatore. Questo qui io posso anche toglierlo, poi spezzerò naturalmente e coprirò i fili. E quindi, come vi dicevo, vado a lavorare normalmente fino ad arrivare al secondo marcatore. Sono arrivata dove ho il mio secondo marcatore. Non considerate questo, che come vi ho detto mi serve poi per andare a lavorare la manica senza spezzare il filo. Quindi tolgo il mio marcatore e di nuovo prendo il filo, entro sia avanti che dietro, scusate, non voglio prendere anche l'altro filo del mio angolo, e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, prendo il filo, di nuovo entro avanti ed esco dietro, sempre nell'archetto di 2 catenelle, e vado a fare l'altra mia maglia alta. E poi vado a lavorare normalmente, quindi di nuovo vado dove ho la seconda delle 3 maglie alte e vado a fare maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. E si continua a lavorare sempre così. I giri quindi non cambiano. Quello successivo faremo di nuovo il giro dove abbiamo le 3 maglie alte. Mi raccomando, se dovete fare degli aumenti, o cambiate l'uncinetto e andate a lavorare con l'uncinetto il numero 5, oppure lateralmente fate gli stessi aumenti che avevamo fatto qui per lo sprone. Quindi andate a fare, quando fate il primo giro, la maglia alta prima e dopo l'angolo, in modo tale appunto da poter allargare la lavorazione. Io penso che questo lo farò all'altezza a fianchi, perché in realtà sono ancora
indecisa se fare una maglia o un maxi pull, quindi qualcosa che mi va un po' da mettere sopra i fuson. Per adesso continuo a lavorare in questa maniera come abbiamo sempre fatto. Vi dirò naturalmente se sono andata a fare gli aumenti, dopo quante volte aver ripetuto i due giri sono andata a farli, e poi vi farò vedere un attimo come fare le maniche, anche se in realtà potrei farvelo già vedere, perché come vi ho detto io qui non ho spezzato la lavorazione, quindi posso togliere il mio marcatore, entrare qui e come andiamo a lavorare esattamente come abbiamo fatto per la maglia. Scusate, mi devo un attimo. Quindi prendo l'uncinetto, prendo il filo, vado avanti nell'archetto avanti e nell'archetto dietro del mio angolo, di modo a fare maglia alta, 2 catenelle, e di nuovo prendo il filo, vado avanti e dietro nei due archetti e di modo a fare la mia maglia alta incrociata. Ripeto, questo viene fatto soltanto in questo primo giro, poi la lavorazione verrà dritta come abbiamo lavorato fino adesso. Quindi io vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, maglia alta, e quindi vado a lavorare in tondo però sulla mia manica. Anche in questo caso, se dovete fare degli aumenti alle maniche, ma non penso, dovete sempre andare a fare una maglia alta come abbiamo fatto all'inizio quando abbiamo fatto il nostro sprone. Bene, io adesso lavorerò, come vi ho detto, prima il mio corpo, poi lavorerò la maglia e vi farò sapere naturalmente se ho fatto degli aumenti, quando li ho fatti, se ho cambiato uncinetto oppure no. Allora, ho terminato di lavorare alla fine questa maglia che ho fatto un po' più lunghetta, tipo che va sopra i fuson, ma non tanto lunga da poter essere usata come un vestitino. Per fare ciò io i due giri dallo scalfo li ho ripetuti per 13 volte. Quando ho ripetuto la 13ª volta sono andata a fare il mio aumento laterale, vi ricordo, facendo come abbiamo fatto con lo scalfo, quindi andando a mettere una maglia alta dopo e prima prima e dopo il nostro angolo, e poi l'ho fatto la stessa cosa anche al 16ª motivo. Quindi ho fatto il primo aumento dopo nel 13esimo motivo e ho fatto il secondo aumento nel 16esimo motivo. In totale dallo scalfo fino a giù ho fatto un totale di 19 motivi, e i motivi, vi ricordo, sono sempre due giri che vanno ripetuti. Per quanto riguarda invece la manica, ho ripetuto i due motivi, i due giri per 21 volte, quindi un totale di 21 motivi. Questo perché volevo la manica molto lunga, in modo tale da poter inserire il dito qui nei lati dove ho la catenella di separazione degli angoli e fare bloccare così la manica qui sul dito. Non ho fatto 2 catenelle perché ho detto poi ho paura che si allarghi troppo, quindi ho preferito fare in questa maniera, oppure poterla portare girando un po' il polsino in questo modo. Quindi ripeto, ho ripetuto i due giri per le maniche per un totale di 21 volte, sia da questo lato che da quest'altro lato. Non andrò a fare alcun tipo di bordino, quindi la nostra maglia è terminata.